Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera sono in compagnia della bravissima Chiara Morra, un'illustratrice torinese che ha lavorato in realtà con nomi del calibro di Feltrinelli, La Stampa, Mondadori, Lavazza. Però non solo, perché Chiara ha fatto un po' di Milano la sua patria lavorativa ed è per questo che qui con noi avrà modo di presentarci non solo il suo ultimo lavoro, ma anche insomma quella che è la sua idea, giusto, di arte. Ciao Chiara, Ciao benvenuta. Francesca, grazie, grazie mille per l'invito. Sono veramente felice di essere qui con te, anche se a distanza. Purtroppo i tempi sono questi, però diciamo che la tecnologia ci aiuta, no? Poi tu ci spiegherai, hai avuto modo di usare tutte queste piattaforme per lavorare, no? Sei riuscita ad avvicinare anche i bambini con cui hai avuto modo di lavorare. Assolutamente sì, infatti mi piacerebbe parlarti di questo progetto tutto milanese che si chiama appunto Cambiaci, cambia la tua città, che appunto è un progetto che parte dall'azienda Siram Veolia, che è un'azienda che si occupa di efficienza energetica, e il MUBA di Milano, che è il Museo dei Bambini. E queste due realtà, come dire, si sono fuse insieme e hanno scelto di creare questo progetto di riqualificazione urbana, che appunto è anche un progetto di riqualificazione, diciamo, se vogliamo, artistica sul territorio, e hanno appunto chiamato me, hanno coinvolto un'illustratrice per affrontare questo progetto insieme. E appunto Cambiaci si occupa, diciamo, di rendere i bambini attivi finalmente sul loro territorio, consapevoli e in grado di poter cambiare la loro città per davvero. E Ed è tu questo appunto il diamo. nome, direi cambiaci per quello, perché i bambini sono gli attori in questo senso. Esatto, esattamente. E tu dirai, ma l'illustratore, ma tu che fai l'illustratrice, che cosa hai fatto, che cosa c'entri in questo progetto? Beh, l'illustratore diciamo che di base cosa fa? Racconta delle storie attraverso dei disegni e in questo caso io ho disegnato, mi sono occupata di tutta la comunicazione visiva del progetto e in più ho coprogettato con il Museo dei Bambini dei laboratori d'artista. Perché pensavamo che l'ideale fosse avvicinare i bambini al concetto di cambiamento, portare, come dire, l'attenzione su tematiche importanti come la riqualificazione urbana, però facendoli giocare e avvicinandoli appunto con questi laboratori d'artista. E quindi il mio compito è stato appunto anche quello di progettare il laboratorio, per cui si disegna, ma non solo, c'è anche tanta parte proprio di progettazione. Sì, anche perché insomma adesso avremo modo sicuramente di scanagliare un po' questa attività e capire che di fatto l'illustrazione è un po' il mezzo per rendere attivi i bambini, no? Che però può arrivare un po' a tutti, come mi spiegavi anche tu. Ma nello specifico, quindi, quando è partito il progetto, come si è svolto? Il progetto è cominciato a marzo di quest'anno, però ovviamente con tutte le vicissitudini che ci hanno accompagnato, il progetto è slittato e abbiamo iniziato veramente poi a maggio, con ovviamente tutti i laboratori ripensati, di modo che ogni bambino potesse avere il suo kit e la sua postazione singola per poter giocare. E quindi abbiamo poi fatto i laboratori su maggio, giugno e luglio. E poi gli ultimi li abbiamo fatti online adesso appunto a ottobre-novembre, nello specifico ai ragazzi di Piazza Sicilia. Perché proprio ai ragazzi di Piazza Sicilia? Perché questa sarà la piazza riqualificata con un intervento appunto tecnologico. E queste invenzioni qui, o meglio, la votazione diciamo preferita e scelta dai bambini verrà poi effettivamente costruita in Piazza Sicilia e quindi il museo e l'azienda hanno giustamente scelto di chiamare i bambini che potranno usufruire per primi di questa piazza. Ok, quindi i bambini hanno lavorato direttamente sul progetto che poi potranno votare e attuare poi realmente.
Sì, esatto. Infatti questo secondo me è l'aspetto forse migliore di questo lavoro, perché i bambini diventano protagonisti e cittadini attivi a tutti gli effetti, perché questa decisione, diciamo, da grandi viene presa effettivamente dai più piccoli, che sono poi i primi a usufruire e fruire della piazza, appunto di Piazza Sicilia. Sì, anche perché loro vanno a scuola lì in questo caso specifico, poi con i bambini dell'ultimo giro, no? Esattamente, esattamente. Ed è stata una bella sorpresa anche per me poter vedere che anche in digitale, anche a distanza, in realtà il laboratorio è riuscito molto bene. Per cui veramente il digitale sta diventando davvero sempre di più un mezzo anche per noi professionisti, che ci regala delle possibilità in più. Come è stato gestire questa domanda un po' così personale, i bambini così a distanza, come ti sei trovata? Sono stata molto molto fortunata perché in realtà ho trovato dei bambini meravigliosi, super educati, forse complice anche la DAD del primo lockdown, ma erano assolutamente super preparati, tutti mantenevano il muto, quando volevano parlare alzavano la mano, quindi come dire, c'è stato un grosso aiuto e una grossa mano anche da parte loro. Quindi in realtà quando questi laboratori funzionano è sempre un insieme delle due parti, sia chi fa il laboratorio che chi lo riceve. E ti fa un po' capire anche che obiettivamente il luogo in cui tu sei diventa poi in realtà secondario, perché dicevamo sei torinese però lavori molto a Milano e questa cosa, nonostante la distanza tra le città sia comunque molto ravvicinata, la ravvicina ancora di più, insomma ti permette di essere sui tuoi lavoratori nonostante appunto tu sia attualmente a Torino. Assolutamente sì. Se ti va, possiamo magari scoprire di più che cosa, come si è svolto il laboratorio. Brava, mi piacerebbe sapere anche perché finora abbiamo visto che tu, insomma, ti sei presentata come l'illustratrice, che cosa fa esattamente? Però l'illustrazione ha un ruolo fondante in tutto questo, quindi a te la parola. Grazie. Sì, diciamo che appunto l'illustratore, come dicevamo prima, non si occupa soltanto di fare dei disegni, ma utilizza anche il disegno come strumento di riflessione, in questo caso anche di gioco, di creazione e di scoperta. Infatti ho pensato di partire dalla cartina di Milano, con tutti i suoi simboli, quindi la Torre Velasca, il Bosco Verticale, il Duomo, però in una visione appunto illustrata, sognante, quindi è una città molto colorata dove tutto è vivo, tutto si muove. E quindi questo è stato il mio primo esempio, per i ragazzi, per dire, ok, questa è la mia visione di Milano, ma la vostra versione migliorativa, cosa vorreste davvero in città? Come sarebbe Milano nella sua versione al top? Quindi si parte da questo e poi si parte a proprio a disegnare, a mettere mano sulla cartina, quindi a estendere questa cartina che loro hanno disegnato da me con i loro elementi. E come si fa tutto questo? Con questo strumento qui. Ah, che cos'è? Spiegami. Questo è un appunto un foglio fustellato che io ho soprannominato il Creaforme. E appunto serve a togliere i bambini dall'affanno del disegno, del dover creare per forza a tutti i costi un disegno perfetto, magari realistico. E invece qua togliamo tutta quest'ansia, diciamo, da prestazione con queste forme qui, che ovviamente questo è come se fosse uno stencil, viene appoggiato sui fogli. Si disegnano le forme e poi vengono ritagliate e i bambini devono comporre e disegnare quello che vogliono partendo solo da queste forme geometriche qui. Quindi Ok, non hanno assolutamente ansia. quindi nello specifico io posso usare il Creaforme per realizzare, ad esempio, un monumento, uno stadio, un... Sì, esattamente. Ah, ecco come funziona, grazie Chiara. Sì, Sì, ma. obiettivamente hai ragione, perché in realtà è una caratteristica che si vede molto spesso nei bambini che hanno la smania di voler raggiungere la perfezione o guardare il lavoro degli altri e aver paura di non essere all'altezza. Quindi sicuramente in questo modo li hai agevolati a concentrarsi sul progetto.
Sì, e in più l'altro aspetto che mi piace e che viene sempre fuori è che i bambini si rendono conto che a volte anche elementi molto molto complessi, per esempio un razzo, magari può essere costruito con pochissime forme geometriche, proprio poche. O tipo questo. Questo è bellissimo. Fatto solo con queste forme qui e neanche tutte. Stimola la creatività anche, tra l'altro. Molto, molto, perché così sono super concentrati su come abbellire la città, cosa vorrebbero dentro, e non sono così tanto preoccupati del risultato finale, dello stadio, se non è disegnato perfetto. Sono molto, molto più concentrati sulla composizione e in particolare sulla scelta del colore, perché hanno ovviamente a disposizione nel kit una serie di cartoncini colorati, che sono poi appunto la palette colori del progetto. E anche questo secondo me è fondamentale, perché troppo spesso ci si cura del disegno, della forma, ma non tanto poi magari del colore. Che poi un po' i tuoi lavori in generale sono sempre molto attenti anche a questo connubio. In realtà, guardando le tue pagine, dopo lasciamo i riferimenti, possiamo vedere l'importanza che ha comunque il colore. È sempre molto evocativo. E in questo contesto penso alla mappa, insomma alla cartina rosa, penso come i bambini siano riusciti poi ad avere la voglia di creare una città più bella, più a loro misura, già solo partendo dai colori che hai utilizzato. Assolutamente sì, no, infatti sono venute fuori delle invenzioni bellissime, tipo cannoni, sparacaramelle, treni che però possono trasportare solo oggetti positivi, quindi matite colorate, dolci, arcobaleni. E questo è proprio bello, perché si lasciano andare e si sentono liberi di apportare qualsiasi tipo di cambiamento, anche se poi non è realizzabile. Però poi, l'innocenza del bambino dà sempre degli spunti di riflessione positiva anche agli adulti. Quindi. Molto, molto, assolutamente. E poi nella seconda parte del laboratorio la domanda che pongo è: ma dato che avete creato la vostra città ideale, ma se è la vostra città, ma non manca qualcuno? E tutti, sì, manchiamo noi! Ok, come si chiama questa tecnica? L'autoritratto. E quindi si realizza un piccolo autoritratto, anche qui assolutamente partendo dalle forme geometriche semplici. Quindi anche in questo caso non sono preoccupati nel dire no, però non mi assomiglia abbastanza, no, ma in realtà non è vero, non sono io. Invece qui davvero il risultato poi è tipo simile a questo. Questo è bellissimo, sì, è molto espressivo, è molto come dicevi prima. Sì, sì. Esattamente. Ah, questi, ma che carini che sono. No, immagino l'entusiasmo dei bambini. Sì, sì, a cui sì. Hai fatto anche un po' di lezioni in realtà, no? Li hai messi un po' alla prova, vediamo se sanno cos'è l'autoritratto. Sì, sì, no, devo dire preparatissimi, super, super bravi. E quindi, insomma, i bambini riescono a realizzare questo autoritratto. Tu come ti sei sentita? Cioè, cosa ti sembra nel vederli realizzare un autoritratto del genere? Hai osservato un qualcosa, insomma, rispetto a quando i bambini devono disegnare, proprio gli viene richiesto di mettersi in atto, insomma, in un modo diverso? Sono molto più concentrati a come si vorrebbero, proprio perché sanno di essere loro, però sanno che la città e anche queste forme, come dire, non sono realistiche, perché ovviamente nessuno di noi avrà mai la faccia perfettamente quadrata o a pentagono. O perfettamente blu. Esatto, esattamente. Quindi sono molto più concentrati anche qui a pensare a come vorrebbero essere, alla loro versione, diciamo, migliorativa e, come dire, con superpoteri e caratteristiche che nella vita, diciamo, reale non hanno, che si ricollega molto anche al lavoro della cartina. Sì, molto, molto. Mi sembra un ottimo modo, anche perché poi, insomma, quello che tu mi spiegavi poi quando ci siamo sentite personalmente è che il punto forte un po' dell'illustrazione è questo: saper comunicare ai più, non importa l'età, non importa gli interessi, però ha una potenza evocativa tutta sua, che è una cosa che poi ripetiamo anche spesso, insomma, io personalmente ci credo molto in questa cosa.
Assolutamente sì, sono molto conscia e penso che probabilmente questo è l'aspetto più forte di questo lavoro qui, perché veramente tu puoi influenzare il tuo pubblico, puoi portare riflessione, puoi portare consapevolezza e vedere poi questi ragazzi a fine laboratorio, li trovo cambiati perché capiscono che in realtà il loro intervento non è solo sulla cartina, il loro intervento è anche fuori dalla cartina, dentro alla loro città. E questo, secondo me, è il primo passo poi per creare dei cittadini consapevoli un domani. Abbiamo bisogno Assolutamente. di bambini attivi. E a tal proposito mi viene da chiederti a questo punto, il rapporto tra i bambini e le soluzioni innovative per riqualificare la città? Ah, giusto, a fine laboratorio infatti svegliamo questa grande sorpresa, ovvero i bambini possono votare, possono scegliere quale soluzione tecnologica avere in Piazza Sicilia, quale soluzione la possono scegliere loro, possono scegliere fra quattro. La prima è una panchina intelligente, quindi dotata di pannelli solari che ti permette di ricaricare tipo lo smartphone, il tablet, il Nintendo. Poi ancora abbiamo il lampione futuristico, anche quello dotato di pannelli solari, che quindi poi di notte ci dona la luce che ha catturato, diciamo, durante il giorno. E anche lei dotata di una presa con ricarica smart, quindi tipo per ricaricare le biciclette elettriche, i monopattini. E poi ancora abbiamo le mattonelle smart, che invece sono delle mattonelle che raccolgono, come dire, l'energia, diciamo, cinetica del salto dei bambini e accumulano energia anche qua, sempre per ricaricare tipo il telefono e quant'altro. E per ultima potevano votare la torre Mangiasmog. È una torre, se vogliamo, magica, grandissima, in grado di catturare lo smog della città e di restituircela, in sottoforma di ossigeno. Quindi questa torre è come se fosse una grande foresta. Beh, meraviglioso. Sì, sono rimasta molto colpita perché la soluzione che è stata maggiormente votata, che quindi verrà poi costruita, è effettivamente la torre Mangiasmog. Quindi anche qua si nota subito quanto i bambini siano attenti e sensibili, perché hanno scelto effettivamente la soluzione più utile alla città, quindi sono stati molto lungimiranti. Sì, non hanno guardato al caricare il telefono, a caricare insomma quello che può essere un videogioco, ma a No. migliorare la città. Quindi, insomma, in questo senso sei anche tu riuscito a sensibilizzarli probabilmente. Sì, speriamo, però sì, li ho trovati veramente molto attenti e come dici tu, appunto, molti si sarebbero potuti concentrare sul ricaricarsi il telefono e invece hanno detto no, vogliamo votare la Torre Mangiasmog perché è quella più utile per la città, è un'invenzione utile veramente a tutti. Visto che insomma con questa presentazione del progetto ci hai fatto un po' capire, abbiamo già menzionato in qualche occasione quello che è il ruolo dell'arte, dell'illustrazione, quindi di chi come te lavora insomma con l'illustrazione. Quali sono un po' stati i tuoi lavori, magari le tue esperienze? Perché adesso abbiamo parlato di illustrazione ai bambini, però non è così, non è solo questo. Assolutamente. Illustrare molto spesso, come dici tu, c'è un po' il luogo comune che illustrazione vuol dire libro per bambini e basta. E invece no, anzi, la potenza tante volte è proprio quella del poter dire io ho una cifra stilistica e la posso declinare su tantissimi clienti. Per esempio, adesso è uscita la campagna Natale di Lavazza quest'anno e io ho realizzato appunto una tavola per loro per questa campagna. Quindi anche qua è un'illustrazione per il mondo pubblicitario per vendere e sponsorizzare un prodotto brandizzato, in questo caso il caffè, però è per un pubblico adulto, assolutamente. Quindi illustrazione appunto è anche ADV, mondo pubblicitario, ma vuol dire anche poster sociali, vuol dire murales, vuol dire pattern per vestiti, indumenti. È un mondo molto molto ampio. Sì, è un mondo declinabile, insomma, per molti interessi e molte necessità, e come dicevamo, è un modo di tradurre la parola.
perché si può arrivare in un modo totalmente diretto e impattante, perché poi nel tuo caso soprattutto linee chiare e colori decisi hanno un valore aggiunto talvolta. Sì, è vero. Anzi, poi il bello è che ogni illustratore ha un suo modo tutto particolare di lavorare, ognuno ha il suo metodo. Io, per esempio, parto sempre dal bisogno del cliente, parto sempre dal dire, ok, questa persona, questa fondazione, chi mi chiama, di che cosa ha veramente bisogno? Perché alla fine illustrare vuol dire rispondere a un problema. In maniera ovviamente visiva, e siamo noi illustratori a dover trovare la traduzione, con il disegno a questo problema qui. Quindi parto sempre da quello. Poi, come notavi prima, mi concentro tantissimo sul colore. Quindi anche qua, prima ancora di andare a pensare al disegno, penso all'atmosfera che vorrei avere realizzando una tavola, un laboratorio, un poster. Quindi metto insieme i colori, cerco sempre di averne al massimo 4 o 5 per ogni tavola, di modo che io abbia proprio idea dell'atmosfera, anche dell'impatto visivo che quella tavola può avere, e poi vado a studiare il soggetto. E poi anche qui, un po' come è stato fatto nel laboratorio Cambiaci, non so, decido appunto che voglio disegnare una mela e penso, ok, va bene, per disegnare una mela, quali sono le forme essenziali che la compongono? Ok, magari per fare la mela mi basta un cerchio e posso utilizzare un rettangolo con gli angoli smussati per fare il picciolo. E basta, buon fine, e ho la mia mela. Bene, grazie Chiara. Io spero di essere riuscita a darti lo spazio e il tempo necessario per presentare Cambiaci, ma anche per dare, insomma, una visuale su quello che è il tuo mondo, il mondo degli illustratori. Però prima di salutarti, colgo l'occasione per rimandare alla grafica che Francesca sta gentilmente mandando dalla regia e quindi a tutti i tuoi contatti, perché sei su Facebook, con la tua pagina, sei su Instagram, hai comunque un sito. Ed è il modo per conoscerti meglio e avere delle chicche in più su quello che è il mondo dell'illustrazione, sicuramente. Sì, assolutamente, ti ringrazio Francesca. Infatti, se vogliono possono trovarmi appunto con la mia pagina su Facebook, che è appunto Chiara Morra Illustrator, oppure anche su Instagram, chiara.morra. E tanti Grazie, Chiara. contatti. Grazie a te È Francesca. stato molto interessante vedere come l'arte può migliorare noi cittadini, ma anche un po' le nostre città. È stato molto piacevole parlare con te, però devo salutare non solo te, ma anche i nostri ascoltatori, perché per ora, per il 2020, questa è l'ultima puntata di Municipio X, ma ci ritroveremo nel 2021 con delle nuove chicche, delle nuove personalità. Buonasera e arrivederci.